E ieri sera in tutta Italia la manifestazione Facciamo Luce sul Teatro per chiedere attenzione e solidarietà ai lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dalla pandemia. Leonardo Metalli. Dopo un anno e per una sola sera i teatri italiani accendono le luci e aprono simbolicamente le porte. Secondo gli organizzatori sono 600 le piccole e grandi strutture che vogliono dare un segnale di vita e una testimonianza degli attori e di tutte le maestranze che rendono possibile la magia dello spettacolo. Si può definire una protesta dei lavoratori dello spettacolo e degli attori di teatro? No, non la definirei una protesta, è un'iniziativa che abbiamo avuto in cui semplicemente avevamo un obiettivo, quello di far luce sui teatri, quindi non stiamo protestando nulla, stiamo chiedendo non che si riapra domani, ma che si faccia tutto quello che serve per poi riaprire, quindi se ne parli pubblicamente e nelle sedi opportune, che si affronti la questione sanitaria e poi dopo che si definisca una data precisa in modo che i teatri possano essere preparati a farlo. Dal Ministero per i beni e l'attività culturale arrivano rassicurazioni per una rapida riapertura dei luoghi della cultura. Il ministro Franceschini ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico un incontro urgente per discutere sulle richieste delle organizzazioni di categoria. Biglietti nominali, tracciabilità degli spettatori, mascherine sicure in dotazione all'ingresso dei teatri. Per uno spettacolo più sicuro, tornare a battere le mani è anche la richiesta del pubblico. Mi manca battere le mani a qualcuno.